qui alla Torre del Saracino. E oggi faremo un pane semplicissimo, un pane bianco. Abbiamo scelto di fare un pane con una farina che generalmente in panificazione viene considerata una farina un attimino più leggera, e per far sì che insomma possiamo avere un pane abbastanza aperto, abbastanza lavorabile e con un'idratazione elevata. Nella gamma Caputo noi abbiamo questa farina che è la farina verde. Io ho pensato di usare questa farina, nonostante non sia una farina specifica per la panificazione, esclusivamente perché ho voluto fare una fermentazione su pala da forno, nel senso che noi adesso faremo il nostro impasto che faremo con lievito madre e crescito Caputo miscelati in proporzione del 20%, e faremo un pane con il 75-80% di idratazione acqua. Allora, adesso stiamo preparando i nostri ingredienti, quindi mettiamo la farina, il lievito madre, il crescito Caputo e dell'acqua a temperatura ambiente. Metteremo in macchina ad impastare. Allora, una volta che abbiamo finito il nostro impasto, come vi dicevo, già che abbiamo un'idratazione molto elevata, per cui diciamo che l'impasto, il momento in cui comincia a lievitare, diventa poco maneggevole, essendo un impasto molto idratato, diventa poco maneggevole, abbiamo pensato di farlo fermentare direttamente sulla pala. Oggi noi faremo una forma intrecciata. Data una forma al nostro impasto, lo copriamo e, come vi dicevo, lo lasciamo lievitare per circa 10 ore sulla pala da forno. Questo sistema ci permetterà di non maneggiare più l'impasto un momento alla fine della lievitazione, per cui non avremo più difficoltà nel posizionarlo sulla pala e infornarlo, ma bensì noi in questo modo, come vi dicevo, riusciamo ad avere un impasto senza elasticità, quindi poca gommosità, molta idratazione, e un impasto che alla fine diventa più leggero, fondamentalmente è questo il risultato che vogliamo ottenere. Allora, il nostro pane adesso è pronto. Allora, abbiamo cotto il pane per circa 40 minuti ad una temperatura che in partenza era di 230-240 gradi. Chiaramente poi, mettendo il pane, quindi una materia fredda all'interno, abbiamo un abbassamento della temperatura, e diciamo tutta la cottura ci viene fatta a 180-190 gradi. Come potete notare, la cottura del forno a legna ci dà una cottura omogenea sia sul fondo che sulla parte del cielo, diciamo, del forno.